Salve, siamo qui con il professor Gaetano Nucifora, che lavora a Manchester presso l'ospedale universitario NHF Foundation Trust Program ed è qui oggi in qualità di relatore al congresso Unfair Imaging organizzato dal dottor Faganello con un'interessantissima relazione sull'uso della risonanza magnetica nelle cardiopatie. Vorremmo sapere qual è il ruolo della risonanza magnetica nella valutazione dei pazienti con aritmie ventricolari o ecclesiastolia ventricolare frequente in cuore anche sano? Grazie per l'invito, tanto per cominciare, a questo congresso molto interessante. Per quanto riguarda la domanda in questione, il nostro gruppo ha avuto modo di studiare a fondo questo tipo di pazienti con aritmie ventricolari ripetitive, tachicardie ventricolari non sostenute, estrasistolia ventricolare frequente e con un workup di base completamente normale, con questo intendo ECG normale, ecocardiogramma normale e anche assenza di malattia coronarica investigata o con prova da sforzo o con metodiche di imaging o in casi selezionati mediante coronarografia, e ha dimostrato che la risonanza magnetica è in grado di identificare la presenza di cicatrici di tipo non ischemico in un numero non trascurabile di pazienti. Esistono dei fattori di rischio che consentono di identificare a priori pazienti che probabilmente hanno la cicatrice in risonanza magnetica, e questi sono rappresentati dall'avere un'età giovane, dall'avere un sesso maschile e dall'avere una storia familiare per morte cardiaca improvvisa o per cardiomiopatia. Questi sono soggetti a rischio. Altri criteri di rischio sono rappresentati dal fatto di avere delle aritmie ventricolari con morfologia diversa da quella tipica delle aritmie che originano dal tratto di efflusso del ventricolo destro. Questo particolare tipo di morfologia identifica infatti una sede del ventricolare diversa da quella del tratto di efflusso del ventricolo destro, che probabilmente è legata alla presenza di una cicatrice. Questi sono i soggetti che beneficiano di più da un approccio di imaging mediante risonanza magnetica, ottenendo un beneficio in termini di stratificazione prognostica. Negli ultimi anni sono emersi in letteratura dei dati solidi su alcuni parametri di risonanza magnetica, tra cui l'impregnazione tardiva del gadolino o late gadolinium enhancement, per quanto riguarda la stratificazione prognostica dei pazienti con cardiopatia. Ultimamente si stanno affacciando dei nuovi parametri attorno ai quali si è raccolta grande entusiasmo nella comunità scientifica, in grado di determinare un'alterazione, una valutazione funzionale in termini di deformazione cardiaca, definito anche strain cardiaco. Che tipo di parametro abbiamo di fronte e quali sono i campi di applicazione? Strain, con la parola strain si intende genericamente la deformazione del miocardio durante il ciclo cardiaco. Fondamentalmente le fibre cardiache durante l'attività contrattile chiaramente non sono statiche, ma vanno incontro a dei processi di deformazione che avvengono in direzione longitudinale, in direzione circonferenziale, in direzione radiale. E storicamente la deformazione miocardica è stata sempre valutata mediante ecocardiografia, in quanto risulta essere l'approccio più fattibile, può essere seguita al letto del paziente e ci dà dei risultati immediati. Ultimamente la valutazione della deformazione miocardica sta assumendo un ruolo sempre più rilevante anche in risonanza magnetica cardiaca. Fino a un decennio fa questo risultava difficile perché richiedeva l'utilizzo di sequenze dedicate e anche del post-processing prolungato. Adesso è più facilmente eseguibile perché esistono delle nuove tecniche
che sono più facili da usare, e esistono diversi studi che dimostrano come l'analisi della deformazione miocardica, anche risonanza magnetica, risulta essere valida per stratificare meglio il rischio del paziente, per esempio dopo un infarto miocardico acuto, o stratificare il rischio di un paziente con cardiomiopatia dilatativa ad eziologia ischemica o non ischemica. Ringraziamo il professor Nucifora e gli auguriamo un buon congresso. Grazie.